Cagnacci, allora, questa è una puntata speciale non prevista e nasce da un attimo di delusione per quello che ho visto oggi nelle edicole italiane e soprattutto sui giornali sportivi. Allora, ieri è avvenuta un'impresa incredibile per l'essere umano. Felix Baumgartner si è buttato a 39.000 metri d'altezza, cioè dalla stratosfera, tre volte più in alto di dove volano gli aerei militari. Quindi una cosa incredibile, battendo dei record storici che erano imbattuti da 50 anni, il primo pallone ad arrivare più in alto, il volo, l'unico record che hanno battuto è la lunghezza di volo in caduta libera, ma ha raggiunto un altro record, ha battuto il muro del suono, è andato a 1342 km orari, 1,24 volte la velocità del suono, rischiando tantissimo a livello personale perché un piccolo buco sulla tuta gli avrebbe fatto ribollire il sangue, fatto toccare, fatto entrare il freddo di meno 60 gradi, poteva perdere i sensi senza punti di riferimento nel momento in cui ha vorticato su se stesso, che abbiamo provato ansia tutti quanti insieme, poteva passarla veramente male. E quindi è stato bellissimo seguirla in diretta, e infatti YouTube, sempre più grande media, che ha tenuto una diretta bellissima sul canale di Red Bull con tutte le statistiche in diretta, la velocità dei venti in orizzontale e verticali, pressione, statistiche, bellissimo, senza il minimo, andata filiatissima, ed è stata seguita da 8 milioni di persone in tutto il mondo, la diretta streaming record fatta finora. E oggi ho detto, accidenti, un'impresa incredibile per l'uomo che sfida i limiti fisici, tecnologie che lo supportano, una cosa incredibile. Ho detto, andiamo a comprare il giornale, perché io, come spesso faccio, mi prendo il giornale di quando succede qualche evento storico, e questo lo è, e lo plastifico, me lo metto da parte, diciamo che non ne ho molti perché ho iniziato a farlo da non moltissimo, e io dico, compratelo oggi, la gazzetta che vale la pena, la plastificate e magari tra 10 anni la ritirate fuori, e chissà che non valga qualcosa se qualcuno interessa. Ho detto, compriamo la gazzetta dello sport e vediamo che cosa è successo, e adesso lo faccio vedere. Gazzetta dello sport vergognosa, in un momento in cui non c'è il calcio perché non si sta giocando, ci sono solo le nazionali, mette in prima pagina, cioè in prima pagina c'è anche Felix l'uomo supersonico con un bellissimo editoriale di Sandro Veronesi, veramente bello, mette in prima pagina come spendere 2,5 miliardi e vivere felici e contenti, cioè il calcio anche quando non c'è. È un articolo che potevano fare in qualsiasi momento, in qualsiasi momento, hanno deciso di cacciarlo nel giorno in cui un uomo compie un record da brividi. Io sono allucinato, ho detto vabbè, apro e vediamo, magari passano 2-3 pagine, si parla di questi 2,5 miliardi. Oh, ragazzi, vi dico che la Gazzetta dello Sport è il quotidiano più venduto in Italia, non so neanche se è solo quotidiano sportivo o quotidiano in generale, ma gli altri pure facevano schifo, parlavano di Napoli, di Juve, se Prandelli sceglie Buffon o De Santis, cioè le cazzate, cose che in questo momento veramente sono inutili. E troviamo l'impresa di Felix soltanto a pagina 26. Almeno è un buon articolo, perché da delle curiosità come questa, ecco quanto era grande il pallone, riempito di elio, poteva riempire, penso c'era scritto 4 Madison Square Garden, enorme. Qua c'è un grafico che spiega la missione, cioè quando è salito, i metri, dove è arrivato, come funzionava la capsula, il sistema di ripresa, eccetera. E qui vedete, fa vedere il Monte Bianco, gli aerei commerciali, dove volano gli aerei militari e dove è arrivato lui, cioè ragazzi, questa è una cosa allucinante. Poi ci sono delle belle immagini del momento del lancio, c'è l'editoriale bellissimo che dice che questi eventi vanno visti in diretta per poter vivere insieme a chi la compie l'ansia di quel momento, le paure, le preoccupazioni, le piccole cose che possono andare storte, rendono l'impresa ancora più grande. Veramente un bellissimo editoriale che io condivido, perché di guardare un'impresa sapendo com'è andata non è la stessa cosa a livello emotivo, no? Quindi potete rivedere l'impresa comunque, appunto, se vi va, sulla Gazzetta, ma anche sul canale di Red Bull. E qua viene spiegate tutte le cose importanti di questa missione, innanzitutto che è stata completamente finanziata da privati, che a seguire i Felix da lassù, dalla giù, anzi, c'era quel signore che è stato inquadrato più volte, quello Garzottello, che è quello che ha ancora il record di caduta in caduta libera. E poi c'è un articolo bellissimo di un italiano, gli chiedono un parere, e lui dice che quando lui si vortica su se stesso, che sembra che abbia perso coscienza, che sembra che è in pericolo, la sua abilità nel rimanere concentrato e nel compiere dei movimenti del corpo man mano che
si abbassava di quota, gli ha permesso di ristabilizzarsi, e solo una persona espertissima può farlo. Attenzione, 7.300.000 contatti su YouTube, sul nostro social network. Niente record di caduta, ma le altre sono state raggiunte, 1.342 km orari. Ha infranto la barriera del suono, in quel momento non riusciva a respirare. Se avesse avuto un piccolo buco nella tuta, gli sarebbe ribollito il sangue. Insomma, impresa grandiosa, bellissimo articolo, ma messo a puffo dentro 26 pagine, quando meritava la prima. Vabbè, questa era la mia recensione della Gazzetta. Ciao a tutti, cani.